Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme, dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Nella solennità dell'Epifania, la parola del Signore ci mette dinanzi i magi venuti dall'Oriente. E qui c'è una tentazione, c'è una possibile distrazione, e cioè che il nostro sguardo interiore, la nostra vista, si fermi su questi uomini, di cui sappiamo diverse cose interessanti che non c'è adesso il tempo di sviluppare qui, e sappiamo anche molte cose che la scrittura non ci dice e che vengono dalla tradizione e che non sono certe, che fossero re, che fossero tre, che si chiamassero Gaspare, Melchiorre, Baldassarre. Stiamo attenti a non rimanere con lo sguardo fisso sui magi, perché il loro sguardo e il nostro sguardo devono fissarsi sul bambino. È loro che sono venuti ad adorare. Senza questo bambino non ci sarebbero i magi, non ci sarebbe questo viaggio loro. Distogliamo l'attenzione dalla loro carovana, dalle loro vesti sontuose, dalle loro corone regali. Fissiamo la nostra attenzione sul bambino, sul significato di questa parola, Epifania. L'Epifania è un mistero di rivelazione. Voglio fissare la mia attenzione brevemente su queste due parole, mistero e rivelazione. Questo bambino è un mistero. È un mistero come il Figlio di Dio, che l'abbiamo ricordato
l'abbiamo ascoltato, proclamato nel Vangelo di ieri, seconda domenica dopo Natale, è il Logos che era presso Dio Padre, che era Dio Lui stesso. Rimanendo presso il Padre nella comunione dello Spirito Santo, diventa embrione nel grembo della Vergine, nasce nel Natale della stalla, si rivela oggi ai magi, secondo la tradizione, nel dodicesimo giorno della sua nascita. È un mistero. La parola mistero viene dal greco mysterion, che a sua volta viene dal verbo myo. Myo, vedete che per pronunciarla devo chiudere la bocca, myo, vuol dire fare silenzio. Il mistero si apprezza nel silenzio, facendo silenzio, tacendo e ascoltando. Quindi se vogliamo conoscere Gesù dobbiamo anzitutto fare silenzio. Rivelazione. Oggi l'Epifania è un mistero di rivelazione, ma non è il primo mistero di rivelazione. Mistero di rivelazione è anche la notte di Natale, quando questo bambino viene fatto conoscere ai pastori, cioè a gente semplice, a gente povera, a gente che aveva poco o nulla, ma che aspettava un Salvatore. E questa loro attesa viene colmata dall'annuncio degli angeli. Sono loro i primi che ricevono la rivelazione del mistero. Oggi arrivano i magi, arrivano la dodicesima notte secondo la tradizione, ma verosimilmente arrivano dopo alcuni mesi, forse dopo più di un anno. Vengono dall'Oriente, hanno visto la stella, hanno fatto i loro calcoli, hanno studiato a fondo, hanno dovuto organizzare il viaggio e arrivano nella casa dove videro il bambino con sua madre. Noi per comodità rappresentiamo i magi davanti al presepe, ma il bambino non sta più nel presepe. Il bambino sta in una casa dove verosimilmente si erano sistemati Giuseppe con Maria e il bambino che già cresceva. I magi arrivano tardi, però arrivano. Non sono semplici poveri come pastori, sono eruditi, sono studiosi, forse sono anche ricchi, ma arrivano dopo, ma arrivano perché si sono messi d'impegno, perché hanno studiato. La rivelazione viene concessa ai poveri e semplici, ma anche a chi si applica, a chi studia, a chi approfondisce il mistero. Secondo la tradizione, oggi si ricordano anche altri misteri di rivelazione. Si anticipa la rivelazione di domenica prossima, il battesimo del Signore. Anche quello è un mistero di rivelazione, in cui la teofania del Padre e dello Spirito Santo designano Gesù come l'agnello di Dio che in quell'occasione viene riconosciuto da Giovanni. Oggi si ricorda e si anticipa anche un'altra rivelazione, quella delle nozze di Cana, dove i primi discepoli di Gesù ne conoscono il potere di trasformare la materia. Mistero di rivelazione. Noi dobbiamo aspirare, vogliamo aspirare, perché siamo chiamati ad aspirare a una rivelazione sempre più profonda di questo mistero del Verbo che si è fatto carne e ha posto la sua tenda tra noi, perché questo mistero è un mistero di salvezza. Rimane mistero, rimane qualcosa che per quanto ci venga rivelato sfugge sempre in qualche modo
alla nostra comprensione. Ma rimanendo mistero, è un mistero adorabile, è un mistero che vale la pena di approfondire, anche lasciando al margine tanti altri cosiddetti misteri di cui parlano gli uomini e che non sono salvifici, non sono confortanti, non ci danno speranza, a volte ce la tolgono. La prima rivelazione di questo mistero è stata fatta a Maria nell'Annunciazione. A lei chiediamo di accompagnarci in questo cammino della rivelazione del mistero per poterlo poi gustare pienamente nella vita beata. Così sia. Amen.